Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché all'alba di questa mattina i carabinieri di Teramo hanno arrestato 5 persone, 3 uomini e 2 donne, tutte di etnia rom per reati di usura. L'operazione denominata Ghost Workers, lavoratori fantasma, ha preso il via con la denuncia di un imprenditore edile teramano costretto ad onorare il debito contratto con gli indagati con assunzioni fittizie degli stessi nelle proprie aziende. Tutti i particolari nel servizio di Tania Bonnici Castelli. È iniziata all'alba l'operazione denominata Ghost Workers, lavoratori fantasma, realizzata da 40 carabinieri del comando provinciale di Teramo che hanno eseguito misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli arrestati sono 5, tutti di etnia rom, 3 uomini e 2 donne, ritenuti responsabili a vario titolo di plurimi reati di usura, estorsione, truffa aggravata ed intestazione fittizia di un immobile. La vittima del sodalizio criminale è un imprenditore edile locale, costretto ad onorare debiti contratti con gli indagati con tassi di interesse usurari che sfioravano il 500%. L'imprenditore subiva continue minacce anche nei confronti dei propri congiunti ed era stato costretto ad assumere nelle aziende di famiglia, in maniera fittizia, tutti gli indagati, dando così una parvenza di legalità alle somme di denaro estorte. L'attività è iniziata ed è stata avviata da un'azione, ad un attento controllo del territorio e da una profonda conoscenza dell'ambiente da parte di una nostra stazione carabinieri, in particolare quella di Tossicia. Controllò nel 2017 due dei soggetti indagati gravati da precedenti specifici di usura. Da questo partì ovviamente un'attività di accertamento per verificare che cosa facessero loro sul territorio ed emerse in qualche maniera che fondamentalmente un imprenditore si trovava in grave difficoltà economica. Da lì l'avvicinamento dei carabinieri ai familiari e partì proprio un'indagine e una collaborazione da parte delle figlie dell'imprenditore usurato. Ci siamo occupati della ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali dell'usurato e del suo nucleo familiare. Abbiamo poi accertato attraverso la copiosa documentazione contabile acquisita presso le sedi delle società dell'imprenditore usurato se fossero stati assunti gli autori del reato, quale controprestazione dell'usura presso queste società, e inoltre abbiamo accertato a quale titolo un immobile intestato alla figlia dell'usurato fosse nella disponibilità di due degli autori del reato. La cifra estorta all'imprenditore edile dagli indagati veniva calcolata applicando un interesse del 500% a quella ottenuta in prestito. Inoltre si configurano truffe anche ai danni dell'INPS per decine di migliaia di euro. Continuiamo con la cronaca. Condanne a 7 anni di reclusione per l'ex presidente dell'ACA Ezio Di Cristoforo e a 3 anni per l'attuale direttore tecnico Lorenzo Livello. Sono le richieste formulate questa mattina dal PM Anna Rita Mantini davanti al Tribunale Collegiale di Pescara, presieduto dal giudice Rossana Villani, nell'ambito del processo sulle presunte tangenti all'ACA, l'azienda di gestione del servizio idrico. Il pubblico ministero ha parlato di un sistema criminoso che vede coinvolte figure di vertice dell'ACA e ha osservato che questa gestione scellerata ha determinato il default di questa società, attualmente in concordato preventivo. Sotto la lente dell'accusa, appunto, il presunto accordo tra l'imprenditore Claudio D'Alessandro e lo stesso Di Cristoforo, basato sempre, secondo il PM, sulla corresponsione di tangenti pari al 5-6% dell'importo dei lavori in cambio dell'aggiudicazione degli appalti attraverso gare truccate. Tra gli episodi contestati anche l'appalto da 1.600.000 euro per la manutenzione della rete fognaria di Pescara. D'Alessandro, che ha sostenuto di essere stato costretto a pagare perché questo era il sistema, per questa vicenda ha già patteggiato la pena. L'ACA, costituitasi parte civile tramite l'avvocato Canio Salese, ha chiesto una provvisionale di 300.000 euro, essendo stato stimato, ha detto l'avvocato nella sua arringa, che l'ACA avrebbe potuto spendere circa il 20% in meno se le gare non fossero state truccate. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 25 marzo.
Parliamo di politica adesso, continua il giro elettorale del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, che è arrivato a Lanciano accolto da un migliaio di persone. Il suo arrivo è stato condito dalla polemica con l'amministrazione comunale, che ha negato la piazza per il comizio. Vediamo. Erano più di 1000 al comizio di Matteo Salvini a Lanciano, dentro e fuori il Chuck City, un appuntamento organizzato appena 48 ore prima, tanto che non c'è stato il tempo di inoltrare richiesta protocollata al comune per prenotare la piazza. Polemica arrivata fin sul palco, che Salvini ha liquidato definendo il sindaco Mario Pupillo un sindaco poco democratico. E poi il clou dell'intervento, che ha riguardato i temi di carattere nazionale, dalle pensioni ai migranti, con le posizioni già note e ribadite. E infine il ricordo della visita di pochi giorni prima per il secondo anniversario della tragedia a Rigopiano, dove, ha detto il ministro dell'Interno, dopo 2 anni di promesse dal precedente governo, ha annunciato i 10 milioni di euro per i familiari delle vittime. E infine la politica regionale, sento aria, ha detto Salvini, di cambiamento. Sento un'aria, una voglia di cambiamento, di guardare avanti, di sanità, di strade, di agricoltura, di sicurezza, quindi è commovente. Sondaggi? Non parlo di sondaggi, parlo di vita vera e parlo di cambiamento che ci sarà e sono orgoglioso del fatto che la Lega sia un punto di riferimento per la buona amministrazione, nel senso che dove governa la Lega in tante regioni le cose funzionano. Da giornalisti a un giornalista che è stato. Sì. E il problema delle emittenti locali. Siamo in chiusura e siamo in sofferenza anche qui in Abruzzo. So che il MISE non è di sua competenza, però se ne può occupare. Ce la mettiamo tutta. Ce la mettiamo tutta anche perché i fondi vengano distribuiti equamente e velocemente. Ecco, se togliete di mezzo l'auditel è meglio. Sfonda una porta che è spalancata per quello che mi riguarda. Sfonda una porta che è spalancata. Vedrò di sentire qualche mio collega che ne ha la competenza, ma da giornalista sono assolutamente al fianco delle emittenti locali vere, perché spesso e volentieri i soldi finiscono anche alle emittenti locali finte. Ancora politica, il consigliere regionale uscente Mauro Di Dalmazio entra ufficialmente nella coalizione di centrosinistra. Questa mattina è arrivato l'annuncio ufficiale con le motivazioni della scelta da parte dell'avvocato Teramano, che era stato assessore nella giunta Chiodi. Vediamo. La coalizione di centro-sinistra si allarga con l'arrivo di Mauro Di Dalmazio, che nel proseguimento del suo percorso politico iniziato già da tempo abbraccia ufficialmente la candidatura dell'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che in caso di vittoria avrà nella sua squadra proprio il consigliere regionale uscente. Abbiamo definito un campo coeso, forte. Io questa mattina ho annunciato la mia volontà di avere al mio fianco, quale componente della squadra di governo, Mauro Di Dalmazio. Sono io il collante di questa coalizione, che si alimenta delle culture progressiste, liberale, moderate, con alcuni candidati provenienti dal centrodestra, con un progetto politico, un programma definito, chiaro, sottoscritto da tutti. A noi interessa dare un governo forte, autorevole per l'Abruzzo. Lottiamo per le ragioni degli abruzzesi, abbiamo definito un progetto con gli abruzzesi e per gli abruzzesi. Altri, i due vice premier che stanno invadendo la nostra regione, che sembra essere diventata la loro occupazione prevalente, vogliono politicizzare questa competizione elettorale. Ci dicessero quali sono gli impegni per la nostra regione, noi li abbiamo assunti e li rispetteremo. E Di Dalmazio, che nella precedente legislatura era stato assessore della giunta di centrodestra guidata da Gianni Chiodi, spiega così la sua scelta. C'era la necessità di creare uno schema che fosse realmente civico, e quando dico civico, cioè che prendesse tante risorse della società nel mondo della società, del lavoro, delle imprese, e le trasformasse in impegno politico. Questo è stato fatto, e oltre a questo c'è stata questa apertura straordinaria per la creazione di un campo democratico, di un campo che accomuni le culture cattoliche, liberali, anche tradizionalmente di centrodestra, progressiste, e da queste differenze vengano fuori sintesi e strumenti per governare questi processi. Rappresenterò i comuni della Vallata del Pescara, è la promessa di Annalisa Palozzo. Il consigliere provinciale e comunale a Cepagatti si candida alla regione con la lista Abruzzo Insieme.
Annalisa Palozzo, qui a Cepagatti, nel tuo paese, inaugurato il comitato elettorale che ti porterà a questa candidatura nelle elezioni regionali. Come mai questa nuova avventura? Voglio rappresentare il mio territorio e dopo questa mattina ricca di persone sento che il sostegno di tutti quanti ci sarà. Ho fiducia in loro come loro l'hanno in me. Credo che siamo pronti per un passaggio successivo, un passaggio più in alto per rappresentare il territorio di Cepagatti, ma soprattutto tutto quello della Vallata, del Pescara, dei comuni qui limitrofi, Rosciano, Nocciano, Alanno, Catignano, Civitacoana, Pianella e tutti gli altri comuni a livello regionale. I cittadini oggi ci hanno dimostrato sostegno e io sosterrò sempre loro con il mio impegno costante e quotidiano per loro e per la nostra bellissima regione Abruzzo. L'unica scelta veramente capace, competente e un marchio di qualità era quella del candidato presidente Giovanni Legnini. Lui è un uomo delle istituzioni, ma è anche un uomo del fare, un uomo che con la sua competenza e anche la sua gavetta, la presenza negli enti pubblici, ormai da tantissimi anni, saranno 50 anni che lui si impegna per la politica, può essere un marchio di qualità per il nostro Abruzzo. Il punto importante sono i giovani e il lavoro. Lavoro significa futuro e lavoro significa famiglia. Non possiamo andare avanti se non abbiamo in mente questo. Cambiamo argomento adesso. Il WWF ha consegnato questa mattina a Pescara gli attestati a 24 nuove guardie ambientali che lavoreranno nei parchi e nelle aree protette della nostra regione. 5 mesi di corso per diventare guardia ambientale, corso tenuto dal WWF Abruzzo. Luciano Di Tisi, oggi la consegna degli attestati a 24 ragazzi che hanno superato questo corso teorico, ora ci sarà la pratica. Sì, questa è la prima consegna, sono diventate da oggi guardie zoofile, poi diventeranno ancora guardie ittiche e quando la regione si deciderà a fare gli esami anche guardie venatorie. Il corso è stato completo, ha riguardato ogni tipo di vigilanza ambientale, è durato 5 mesi come lei sottolineava, hanno partecipato in 30, 24 hanno ottenuto la qualifica superando l'esame finale, è stato un corso estremamente impegnativo e estremamente formativo. Noi siamo ben contenti di aver aumentato il numero di guardie, ovviamente queste nuove dovranno cominciare a uscire insieme alle guardie esperte per consolidare sul campo l'esperienza acquisita sui libri studiando durante il corso e poi una volta autonomi potranno andare in giro da soli e finalmente cominciare a aumentare le ambientale che in questa regione è estremamente carente per via delle problematiche che hanno riguardato il cambio di indirizzo della forestale, passate che forestali e le guardie provinciali. Vigilanza ambientale, vogliamo spiegare che cosa nel concreto faranno queste guardie? Ma controlleranno come guardie zoofili l'eventuale maltrattamento animale e il randagismo, come guardie ittiche controlleranno ovviamente i fiumi e come guardie venatorie controlleranno contro il bracconaggio, contro gli abusi della caccia, ma la cosa più importante sono guardie ambientali, quindi controlleranno anche il territorio e devo dire che purtroppo la cosa che più spesso ci capita di denunciare è la presenza di discariche abusive, ne troviamo continuamente piccole e grandi ovunque nella regione e questo è un problema grosso che si potrà risolvere da una parte aumentando la vigilanza, ma soprattutto aumentando la sensibilità della gente che deve cominciare a smettere di buttare le cose come capitano e servirsi delle strutture organizzate che ci sono in tutti i comuni ormai. Domenica prossima, con inizio alle 12.30, si terrà la quinta edizione di Come na Vod, panarda gastronomica abruzzese. Si tratta del tradizionale pranzo presente già dal 1600 in cui tantissime portate venivano preparate per onorare gli ospiti. La location scelta anche per la quinta volta è l'hotel Blue Relda di Silvi Marina, che farà da cornice all'infinito pranzo caratterizzato da 45 portate. L'evento si propone di riportare in auge antiche tradizioni dimenticate ed in questo senso la panarda vuole ripercorrere il luculiano ed infinito pranzo tipico dei matrimoni di un tempo che fu. Durante l'evento saranno proposti a cura dello scrittore e avvocato Luca Salini interessanti spazi culturali con racconti di storie e aneddoti del passato avente ad oggetto proprio il tema delle antiche
tradizioni. E adesso apriamo l'amplissima pagina di sport. Come ogni lunedì, finisce 0-0 la partita del Pescara contro la Cremonese nel posticipo della giornata, la prima del 2019 di Serie B, prima di ritorno. Pescara opaco, che dunque scende al terzo posto, sopravanzato dal Brescia. Vediamo la partita, riviviamola insieme nel servizio di Paolo Renzetti. La prima gara del 2019 mette in vetrina un Pescara opaco che allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia non va oltre lo 0-0 con la Cremonese al termine di 90 minuti, che hanno visto gli ospiti comandare la gara per lunghi tratti. Freddo all'Adriatico, dove gli ordini di Guccini di Albano Laziale si gioca di fronte a 6.000 spettatori, grande commozione e coreografie in curva nord per il ricordo di Marco Mazza, indimenticato fondatore fra l'altro dei Pescara Rangers. Al terzo Soddimo impegna in angolo Fiorillo con Arini, che poi sugli sviluppi del corner mette di testa al lato di poco. Meglio gli ospiti nella prima parte di gara, con buone giocate, tanto possesso palla da parte della formazione lombarda. Al sedicesimo primo squillo del Pescara con Ravaglia, che respinge la conclusione di Brugman dalla distanza. Al ventunesimo è Memusciai a chiamare ancora il portiere lombardo alla parata. Cresce il Delfino, che però ci prova soprattutto da fuori, trovando difficoltà ad entrare nell'area ospite. Appare un po' fuori dal gioco e dalle dinamiche della squadra Macin, poco cercato tra l'altro dai compagni, con la formazione lombarda che appare ben messa in campo e che arriva ad un passo dal vantaggio al 41esimo, quando Vincenzo Fiorillo deve compiere un vero e proprio miracolo su incornata colpo sicuro di Mogos da distanza ravvicinatissima. Finisce così senza reti il primo tempo, con un Pescara che può ritenersi sicuramente soddisfatto dello 0-0. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio partita e con il Delfino deciso a fare di più, ma che non riesce davvero ad imbroccarne una giusta e che rischia al 12esimo, quando Piccolo se ne va in contropiede andando poi a calciare dai 20 metri sopra la traversa. Pillon non è giustamente soddisfatto e manda in campo Capone, in campo al posto di Melegoni, con Macin che torna a centrocampo. La squadra grigiorossa si rende pericolosissima poi al 16esimo, con Piccolo che su punizione colpisce in pieno la traversa, con Fiorillo battuto prima del colpo di testa di Scognamiglio, che va ad evitare guai peggiori. Ancora un brivido per i tifosi biancazzurri, con i propri Beniamini in difficoltà e con Brugman che viene poi ammonito e che, già diffidato, salterà la gara di domenica prossima all'Ardenza di Livorno. Al 21esimo ci prova proprio Scognamiglio di testa, ma la mira non è delle migliori. Soffre e sbuffa la squadra di casa, che fatica a contenere la verve ospite, con Castrovilli che chiama alla parata Fiorillo poco prima della mezz'ora. Al 33esimo arriva il momento di Canutè per un opaco Macin, con i grigiorossi che continuano però a fare la partita, collezionando calci d'angolo in serie. Rastelli al 37esimo manda in campo la punta Montalto per Piccolo. Il tecnico ospite vuole vincere la partita, con Pillon che risponde con Del Sole per Marras, e con il finale che non regala altre emozioni, con il Pescara che si tiene questa volta stretto lo 0-0 casalingo. Scendiamo in Serie C perché è ufficiale, il Teramo è il suo nuovo attaccante. Si tratta di Saveriano Infantino, giocatore classe 1986, nativo di Tricarico, nella provincia di Matera. Il giocatore arriva in biancorosso, accordo chiuso nella serata di ieri ma ratificato questa mattina. Viene dal Catanzaro Infantino, squadra con cui ha disputato l'ultima stagione e mezza, in cui ha segnato 7 gol a fronte di 31 presenze. Dunque il Teramo ha il suo nuovo attaccante, che potrebbe essere a disposizione di Agenore Maurizi già dalla partita di domani sera, quando il Teramo scenderà in campo alle 20:30 contro l'Imolese per la terza giornata del girone di ritorno. E rimaniamo in casa Teramo perché ascoltiamo le parole di Mattia Proietti, il centrocampista biancorosso. Torna sulla sconfitta in Genoa contro la San Benedettese e guarda anche ovviamente alla partita di domani sera. Mattia, fa male, davvero male perderla così, una partita che ad un certo punto sembrava davvero in mano al Teramo. Sì, fa male perché negli episodi abbiamo sbagliato nei dettagli e abbiamo preso due gol un po' da polli, un po' in maniera ingenua. E le partite sappiamo che vengono decise da questi dettagli. Abbiamo avuto l'occasione per fare il secondo gol
e non ci si è riusciti, o ci si è riusciti e poi non ce l'hanno dato, vediamola come vogliamo, però poi abbiamo preso un gol ingenuo e da lì poi gli ultimi 5 minuti sono stati un po' di sofferenza, però siamo ricascati nello stesso errore anche sul secondo gol, perché abbiamo preso gol su rimessa laterale. Queste cose non devono capitare, ci deve servire da lezione. Poi dopo il gol sembravano più loro in difficoltà, nel senso che venivano su con foga, però ci lasciavano spazio, non eravamo andati in grossa difficoltà fino appunto, come ho detto, all'episodio del primo gol. Dispiace perché meritavamo qualcosina in più. Scendiamo in Serie D, ieri giornata di campionato con due derby, la Giulianova risorge con Dario Bolzan in panchina, delude l'Avezzano e dunque la cura Bolzan fa bene ai giallorossi che ritrovano la vittoria dopo un periodo difficile. I giallorossi espugnano il De Marsi con i gol di Napolano e Di Paolo segnati nei primi 12 minuti. Male i marsicani che perdono la seconda gara consecutiva tra le mura amiche. Andrea Costantini. Dario Bolzan debutta col botto, con il nuovo allenatore in panchina il Giulianova fa suo il derby delle De Marsi a spese dell'Avezzano per 2-1, un grande avvio di gara per i giallorossi capaci di gestire poi il doppio vantaggio nella ripresa. Avezzano vivo ma poco concreto nel primo tempo, opaco nella ripresa, quando il gol che riaccende la gara arriva peraltro troppo tardi. Squadra che vince non si tocca è il motto di Giampaolo, che ancora senza Bisegna e Besana conferma gli stessi 11 di Castelfidardo col trio d'attacco Padovani, Bruni, Samb. Sul fronte Giulianova, Dario Bolzan prosegue sulla strada del 4-3-3 con Torelli nei tre di centrocampo, Antonelli esterno d'attacco a destra, Napolano sul fronte opposto a sostegno di Di Paolo. Importante il servizio d'ordine all'esterno del De Marsi, visti i precedenti, le due tifoserie si fanno sentire e l'inizio è tutto del Giulianova che al quinto passa in vantaggio con il primo centro in giallorosso di Giordano Napolano, un gol da rapace dell'area di rigore dopo il suggerimento di Balducci. Fanno festa i tifosi del Giulianova che tirano un sospiro di sollievo sulla risposta marsicana al settimo, cross basso di Samb per Bruni, la cui conclusione sporca si stampa contro il palo. Più cinico il Giulianova, che al 12° raddoppia, velenoso cross di Antonelli, lieve tocco di Di Paolo sul filo dell'offside, palo è smanacciata di Fanti, ma quando la palla ha varcato la linea di porta, Avezzano 0, Giulianova 2, una mazzata per i padroni di casa che provano ancora a rispondere con Bruni, la cui incornata è disinnescata da Pagliarini. L'estremo difensore giuliese si dimostra attento a metà frazione su conclusioni peraltro meno insidiose di Padovani al 26° e di Samb 2 minuti dopo. Il Giulianova si limita al contenimento e trema solo al 41° quando De Rocis pesca al centro aria la testa di Tariuk che sbaglia l'impatto in maniera clamorosa. Ad inizio ripresa proprio De Rocis ha un discreto pallone, ma la mira fa difetto. La squadra di Bolzan è ordinata, compatta nelle retrovie e più propensa a ripartire rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Al 21° Di Paolo attrae i difensori biancoverdi e scarica per Balducci, la cui botta è respinta a mano aperta da Fanti. Al 29° il neo entrato Morra soffia la palla all'ex Ferrante, avanza ma tira centralmente. Gli innesti di Di Renzo e Manari non ritemprano un Avezzano colpito nel morale e incapace di trovare la scintilla per riaprire il derby per quasi tutta la ripresa. Quasi, perché al 44° Pagliarini respinge un pallone addosso al neo entrato Rinaldi, sfortunato autogol del giocatore che aveva preso il posto di Fuschi. I sogni di una improbabile rimonta marsicana si spengono sulla rovesciata di Padovani al 94°. Il Giulianova vince e fa cappotto stagionale sull'Avezzano dopo il 2-0 dell'andata. E dopo la boccata d'ossigeno di Castelfidardo, per l'Avezzano un altro cappotto o casalingo, un dato che inizia a preoccupare in chiave salvezza. E i colori giallorossi gioiscono anche nell'altro derby di giornata. Il Francavilla infatti supera la Vastese per 2-1 grazie alla doppietta di Dos Santos. La squadra di Paolo Racchini si riavvicina alla zona playoff, mentre quella di Fabio Montani, per quella di Fabio Montani c'è una nuova frenata. Il servizio è di Ania Cantagalli, vediamo. Prima vittoria del nuovo anno e del girone di ritorno per il Francavilla, che batte 2-1 una Vastese al terzo KO dopo il successo contro il Materica. Entrambe le formazioni sono reduci da 2 sconfitte consecutive. Racchini ritrova Cafiero dopo l'infortunio, ma entrerà solo a gare in corso, con Bosco dunque a far coppia con Nazzari in difesa ed il tridente formato da Banegas, Dos Santos e Mancini a far male alla Vastese. Montani dal canto suo lascia in panchina Palestini e Fiore, con Cicerello e Palumbo subito titolari. Ad inizio gara i tifosi del Francavilla consegnano una targa ricordo della promozione in Serie D a Fabio Montani, allenatore a cui la piazza giallorossa è ancora molto legata. La gara fa fatica ad accendersi e lo fa praticamente con il vantaggio della formazione di Racchini. Banegas premia la sovrapposizione di Samuel Di Renzo, che entra in area e mette in mezzo per Dos Santos. L'attaccante raccoglie e gira in porto all'1-0 dei padroni di casa.
La rete ha l'effetto di svegliare una partita fino a quel momento bloccata. La Vastese reagisce, trova buone trame di gioco e ha anche alcune occasioni per pareggiare prima di rientrare negli spogliatoi. Al 29esimo Stivaletta beffa Nazari e parte in contropiede, ma Spacca è bravo a chiudergli la linea di passaggio una volta in aria. Tre minuti dopo è ancora Vastese, con l'estremo di casa che si fa scavalcare dal pallone, ma Sciba trova solo l'esterno della rete. Al 38esimo la formazione di Montani va di nuovo vicino al pari. Sciba e Di Giacomo vanno in pressione su Bedin. Lo stesso Di Giacomo fa partire un tiro che Spacca devia in calcio d'angolo. Parte bene però il Francavilla ad inizio ripresa. Al quinto minuto il tentativo di Banegas viene deviato in calcio d'angolo, con pallone che di un soffio comunque termina fuori. Un minuto più tardi i giallorossi però trovano il raddoppio. Mancini mette in moto Dos Santos, che con un bel diagonale basso trafigge Patania. La Vastese sembra accusare il colpo a livello psicologico, così Montani manda subito in campo Fiore e Conè. Lo stesso Conè al quarto d'ora lascia sul posto Samuel Di Renzo, entra in aria e mette in mezzo, con palla catturata da Fiore che la alza incredibilmente sulla traversa, togliendo tra l'altro anche la possibilità di calciare i compagni. Al 21esimo proteste della Vastese per un contatto in area tra Lonetti e Spacca, ma il direttore di gara lascia correre con pallone che termina fuori dopo la deviazione del capitano biancorosso. Qualche minuto dopo il Francavilla orchestra una bella azione in ripartenza con Montagnoli che arriva al tiro, trovando però Patania pronto a dirgli di no. La Vastese ci crede e riapre la contesa al 32esimo. Capelupo mette in moto Lonetti e Mataloni ed è quest'ultimo, entrato al posto di Di Giacomo, a trovare il gol sul palo più lontano. La formazione di Montani preme e nel recupero vede Spacca volare per togliere dall'angolino un calcio di punizione di Lonetti che sbatte poi sulla traversa. La Vastese protesta in seguito per un presunto fallo di mano sullo sviluppo dell'azione con l'arbitro che lascia correre. Finisce così con la Vastese che raggiunge i tifosi presenti al Vallanzuca in contestazione e con il Francavilla che invece si avvicina alla zona playoff. Mario ha ciuffato all'ultimo minuto invece per il Pineto che scendendo dalla trasferta sul campo della San Giustese. Una zampata di Esposito vale l'1-1 finale, risultato prezioso anche se il Pineto resta secco di vittorie nel 2019. E dopo domani la squadra di Daniele Amaolo tornerà subito in campo per il recupero di Matelica, il servizio di Roberta Di Sante. Strappa un punto che vale oro il Pineto al Villa San Filippo di Monte San Giusto. In extremis la squadra di Amaolo pareggia i conti con la San Giustese e resta alle soglie della zona playoff. Rivoluziona la squadra Daniele Amaolo che sceglie l'esperienza di Remo Amadio tra i pali, inserisce Pomante e Pietrantonio in difesa. In avanti Cruz viene preferito a Tomassini con Ciarcelluti e il 2001 festa sulle fasce. 4-2-3-1 per mister Senigallesi che deve rinunciare in extremis. Missa Patrizi, infortunatosi durante il riscaldamento e sostituito da Camillucci, mentre in avanti l'ex Pezzotti completa con Cerone e Argento la diga che sostiene la prima punta che dira. Le squadre danno vita ad una gara equilibrata e agonisticamente combattuta a centrocampo. La prima occasione al settimo è per Cruz che da fuori fa partire la conclusione che trova pronta la risposta di Chiodini. Immediata la reazione della San Giustese al nono, corner di Moracci, Scognamiglio a botta sicura con Amadio battuto, salva Ciarcelluti. Le due squadre si chiudono bene, difficile diventa trovare gli spazi. Al 12esimo ci prova Festa, il giovane 2001 è entrato benissimo in partita, riceve palla sulla destra, serie di finte e cross sul quale Cruz non riesce ad arrivare. La risposta dei rossoblu locali al quarto d'ora, Pezzotti di prima intenzione serve che dira per la girata, fuori bersaglio. Continua botta e risposta tra le due formazioni al 20esimo, corner di Stefano Amadio e testa di Cruz con la sfera che termina al lato. La gara tatticamente bloccata non accenna a sbloccarsi, serve un episodio che puntualmente arriva sul finire di primo tempo. Ingenuità di Stefano Amadio che dira gli ruba palla e va in percussione, il raddoppio di Della Quercia su di lui e il fallo ravvisato dal direttore di gara. Dal dischetto Cerone tenta il pallonetto ma Remo Amadio non si lascia incantare e blocca la sfera consentendo al Pineto di andare a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo con un sostanziale equilibrio in campo. Prima occasione al 12esimo per i locali, Stefano Amadio perde palla a centrocampo, Cerone apre per Argento il velenoso diagonale che sorvola di pochissimo il 7. Brividi per il Pineto che risponde al 19esimo con Ciarcelluti che si accentra e calcia sul primo palo ma Chiodini è attento e blocca. Un minuto più tardi Esposito dalla destra mette in mezzo per Camplone, il colpo
colpo di testa del giovane centrocampista e la sfera che termina fuori. Proprio nel momento migliore del Pineto arriva però al 34esimo il vantaggio della San Giustese. Angolo di Moracci che tira prolunga per Camillucci che dal limite insacca a fil di palo per l'1-0 rossoblu. E pensare che Camillucci non era neanche nell'11 titolare. Immediata la reazione del Pineto al 36esimo, Esposito tenta la girata ma l'uscita di Chiodini è tempestiva ad anticipare Tomassini in agguato, da poco entrato a rilevare Cruz. Quando ormai la San Giustese pregusta già il sapore della vittoria, al 49esimo i biancazzurri ospiti conquistano un prezioso calcio di punizione, sale anche Remo Amadio per l'ultimo assalto, Stefano Amadio calcia in mischia e trova la deviazione sotto misura vincente di Esposito che vale il pareggio e regala in extremis al Pineto un punto pesantissimo. Non c'è tempo per replicare, gol e triplice fischio, esplode la festa biancazzurra mentre vastica amaro la San Giustese in classifica. Le distanze per ora restano inalterate, ma il Pineto tornerà in campo già mercoledì per il recupero del big match del Giovanni Paolo II contro la vice capolista Matelica. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Il TG6 torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.